Voglio portare i saluti di Regione Friuli Venezia Giulia a questo evento che non rappresenta semplicemente il racconto di una storia straordinaria che è quella del caffè a Trieste e in Italia, ma rappresenta un'arte. Bisogna sottolineare che il caffè non è semplicemente un prodotto di qualità se gestito bene, ma è un rito che mi auguro possa essere riconosciuto anche a livello internazionale, perché le qualità del nostro paese non sono solamente le magnifiche opere architettoniche, l'arte che l'Italia può esprimere, ma anche il caffè e il rito che ne consegue. È un valore enorme per il nostro territorio, è un valore enorme per la città di Trieste, è un valore enorme per il paese Italia. Su questo le istituzioni mi auguro che siano in grado di fare squadra per lavorare insieme. Valorizzare il rito del caffè e quello che rappresenta a livello globale è una missione che dobbiamo darci insieme, perché il turismo nel nostro paese può essere favorito anche da questa esperienza unica. Trieste mi auguro che possa essere protagonista e ringrazio chi parteciperà a questo importante evento, perché essere in grado di fare squadra e guardare anche le sfide del domani, penso alla sostenibilità, argomento che so che tratterete, sono un valore aggiunto che possiamo portare partendo dai territori al nostro paese. Voglio ringraziare Bazzara e la Camera di Commercio con il Presidente Paoletti anche per l'anteprima del 28 ottobre, venerdì pomeriggio, che si terrà proprio nella città di Trieste. Un evento al quale parteciperanno grandi gruppi internazionali del caffè. Oltre a Bazzara, pensiamo a Lavazza, pensiamo a Siemens, pensiamo a tutti quei protagonisti che vivono di caffè e portano il caffè nel mondo. Un evento nel quale si parlerà di cultura, di innovazione e di sostenibilità. Quindi mi auguro che molta gente possa partecipare per rendersi sempre più conto di quanto è prezioso il caffè per la nostra economia e per il nostro futuro.